Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Pirate Warrior 3 e oggi dobbiamo continuare con i diari dei sogni. Allora, i personaggi che mi avete chiesto di utilizzare sono per l'isola Marco, Crocodile, Buggy e Kizaru, tutti con un voto, quindi dovrò scegliere, mentre per il ricercato Nami ha ricevuto due voti. Quindi iniziamo con Nami, che così so già chi scegliere, e devo usare quella dei 2 anni prima, e usiamo questa, dato che dobbiamo andare contro Wiper. Molta lentezza vado fino all'inizio della mappa, tipo, ecco. Ciao Wiper, potevi apparire un po' più vicino. Allora, costume, livello leggenda, qui non posso sistemare le monete, lo faremo di là. Brava, fai stretching che lo purghiamo malissimo in un secondo. Ok, Mr. Two e Ruffy, perfetto. Due ottimi alleati. Allora, aspettate, prima vediamo le monete. Le ho già messe tutte. Abbiamo anche l'attacco speciale, non abbiamo il costume, chi se ne frega, però abbiamo l'attacco speciale, ok. Perfetto, tutto pronto, vado. Ecco qua. Andiamo a cercare subito Kuzan. Vado, vado. Sgambetta fiero, bravo, prendiamolo subito. Signor Mr. Two. Sgambetta tutto. È già qua Kuzan? No, qui c'è Morgan, ok. Quanti Cyclone Temple? Aia! Non l'ho visto mai che mi stava attaccando. Potevo far terminare l'attacco che avrebbe tirato il pugno fiero, ma non l'ho fatto, fa niente. Aia, Patume. Ti purgo male. No, Ruffy! Me l'ha spinto via! Non l'ho colpito perché Ruffy l'ha spinto via. Sei un barbone, Ruffy. Dannazione. Tiè! Tiè un bel pugno con la molla. Scappo, 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 scappo. Ti prendo, stavolta muori. Dannato. Ecco qua. Tiè! Perfetto. Dove diavolo è? Sarà questo qui a destra o quello a sinistra? Provo ad andare a sinistra. Secondo me è quello. Vado, vado. Buoni tutti voi. Vai Mr. Tzu, fai robe. Eccolo qua Kuzan. Spaccalo tutto, Mr. Tzu! Spaccalo tutto! Vuoi morire? Ok. Dai, non c'è nessuno! Ah no, ok, ok, ci sono. Stavo già pensando di aver sprecato il mio Kizuna. Invece c'era gente, perfetto. A parte che ora che ci penso, qui non mi serve prendere S perché ce l'ho già. Ok, punterò alla celerità allora. Veloce. Cori cori. Ecco. È già arrivato? No. No, 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 no. Io vado, io non vi vedo. Io non vi vedo. Ok, vi devo vedere, siete troppi. Sto spazio! Ok. Quanti sono? Vai Ruffy. Vai Ruffy. Chi c'è qua? Mi ha alloccato qualcuno, ma eccoli. Ma vi devasto tutti io. Piano piano. Ma vi devasto tutti. Con calma e delicatezza. Ecco fa. Mamma mia. Tiè. Ok, Ruffy non prende il potere dell'eroe però vedo. Vabbè, fa niente. Tanto ora arriverà il signor Wiper da qualche parte e è finito tutto. Corro, corro, corro. Eccolo là. Anzi, eccolo. Dove diavolo è? Là in alto? Ok. Di qua. Mi sono persa malissimo di qua.
Quanta gente brutta. Direi che sono morti. Male pure. Spazio, salve, salve. Qua, ok. Ecco Wiper. Questi manifesti ricercati lampo, velocissimi. A parte che abbiamo anche il tempo, quindi abbiamo anche un motivo per essere velocissimi. Dobbiamo essere veloci, altrimenti perdiamo tutto. Ecco qua. Bravo Wiper, che stai fermo ad aspettare i miei attacchi. Guarda che gentile che è. Che brava persona. Non vedo niente però io così. Signorina Namizu. Non ci arriverò mai, esatto. Vado. Yeah. Non l'ho preso. Schivo tutto, ok. Stare attenta a quel raggio incredibile che non mi farà assolutamente male mai. Però comunque se riusciamo a schivarlo è meglio. Tor tempo. Va bene. Questa frase è ripetuta all'infinito perché prende le monetine. Fa niente. La moneta di Spandam veramente era... Veramente, non ci dormivo la notte perché non avevo la moneta di Spandam. Veramente. Allora, ci ritroviamo all'isola. Anzi, ci andiamo subito così guardo che isola era, che non me ne ricordo mai assolutamente. Era quella delle leggende, se non mi ricordo male. Aspettate, che però non ricordo più dov'era. Forse qua? Esatto. Reclutare. Esatto, questo. Ok, vado a prendere qualcuno e torno, perché non lo so neanche io chi prenderò. Ok, dato che abbiamo utilizzato Nami, che è una dei bravi, ho deciso di usare Crocodile, che è uno dei cattivi, il più cattivo che mi avete proposto, tra Marco, Buggy, Kizaru e appunto Crocodile. Anche Kizaru non è dei più bravi, però comunque... Ho deciso di usare lui perché è più cattivo sicuramente. Cioè Kizaru teoricamente rappresenta la legge, teoricamente. Ecco, abbiamo anche in squadra Kizaru, perfetto. Perfetto. Era tutto calcolato, non è vero mai. Non era calcolato nulla. Allora, invece che alta tensione, io metterei il corpicino dell'eroe. Esatto, che così diventiamo dei piccoli carri armati indistruttibili della morte. Andiamo. Oi oi. Perché quando corre deve fare oi oi lui? No, non l'ha fatto stavolta. Perché? Perché oi oi? Sconfiggi Garp. C'è un tempo limite? No. Allora io intanto prima di sconfiggere Garp faccio un po' di uccisioni. Che male non fanno mai. Intanto giusto carico anche il mio occhio. Ecco qua. Ah giusto, tra l'altro lui si può ricaricare la vita con uno degli attacchi. Quindi cioè, addio. Ho vinto tutto, impossibile che muoia. Proprio impossibile mai. Ecco. Cosa? Ah, una parata, aspetta. Qualcuno che mi attacchi possibilmente. No, no, troppo presto. Ok, riproverò. Ci riprovo. Attenzione. Aspetta, adesso appena vedo uno che mi attacca giuro ci provo. Voglio provare questo contrattacco. Non l'ho preso. Devo provarlo assolutamente. Contro Garp, vai. Lo proverò contro Garp. Vai Garpi. Aspetta, le diamo la gente brutta Garpi, poi mi attacco. Fai bravo. Ma sei già morto Garpi? Ma perché? Ma Garpi? No, l'ho parato. E infatti, qualcosa ha fatto. Non ho ben visto cosa, ma qualcosa ha fatto. C'era del verde, quindi si è rigenerata la vita. No, mi ha attaccato alle spalle. No, no, io devo vederlo. Cioè, con l'esplosione non ho visto nulla. Che diavolo fa quella cosa lì? Recupera vita? Perché io tendo a non usare mai gli R1? Non so mai che diavolo fanno. Mai. Ecco, questo rigenera vita.
questo rigenera tanta vita, certo, ha un'animazione lunghissima, quindi la vita che rigenera molto probabilmente la perdete nell'animazione, però intanto rigenera vita, ecco. Non ha attaccato, ho interrotto. C'era uno tutto fotonico tipo che stava per attaccare, ma non ha attaccato mai. Chi è? Ah, il capo! Prendilo tutto! C'è un tempo però. Sconfiggi Hannibal entro. Ah, ok, è qua Hannibal. Grazie Hannibal. Come si suol dire, se Maometto non va alla montagna, eh? La montagna. Fa un piacere a Maometto, grazie mille. Se ti allontanavi avresti vinto tutto, avresti vinto. Perfetto. Ma che gentile che è Hannibal. Ho un altro alleato, sì. Ah, giusto, Kizaru. Qua da parte, vai. Qualcuno mi attacchi! Forza! Forza! Madonna, ma siete dei vigliacchi! Siete dei vigliacchi, vergogna! Pirati da strapazzo, altro che vigliacchi! No, li ho colpiti tutti. Vigliacchissimi esseri! Vabbè, ce la farò prima della fine del capitolo a vedere che diavolo fa quella cosa. Giuro. Chi è apparso? Sconfiggi Blueno, ok. Preso! Sì, è un contrattacco. Che rigenera anche vita, credo, perché diventa verde. Contrattacco pure brutto, perché fa tipo un vorticino piccolissimo. Piccolo. Uccidiamo Blueno, va. Tra l'altro abbiamo quasi il potere dell'eroe di Kizaru. Vediamo se riusciamo a prenderlo qua. Ciao Blueno, aia! Perché tu devi fare ste porte incredibili? Veloce. Dai, questo potere dell'eroe, forza. Ce la facciamo, aia. Sto potere del dannatissimo eroe. Ok. Addio Blueno, è stato bello circa. Ah già, lui però non sta fermo, non lo prenderò mai. Dov'è apparso, porcaccia? Tu e le tue porte, Blueno. Dannazione, guardalo. Distruggo. Oi oi. Vado. Non devo sprecare questo Kizuna, mi serve tutto. No, esci. E non c'è nessuno. Dannati. Guardate, c'è uno, ce n'era. Poverino, l'ho disintegrato, guardate. È stato proprio disintegrato, non è che è morto, è stato disintegrato male pure. Configgi Namizu e compagnia. Ok, vado a cercarla, la compagnia di Namizu. Ce la facciamo a conquistare in fretta? Grazie. Ok. Namizu e compagnia, dove siete? Credo che farò un attacco speciale a Namizu e compagnia, a tutti. Tutti insieme, ecco Namizu e compagni. Oh mio Dio, Namizu è gigante, compagni. Namizu, aspetta, tuo. Coi grandi secchi. Ecco qua. Vabbè, se levi quel dannatissimo... Se levi quella dannatissima barretta, magari... Potrei anche pensare di farti un altro attacco in faccia. Sto vedendo mai cosa succede nella mia esistenza, quindi potrei prendere attacchi in testa così, come se non ci fosse un domani, ma fa niente. Tutta sta sabbia dannata. Dov'è Nami? Ecco. Vieni qui Namizu, fammi provare anche questo. Ah giusto, il deserto girasole che non toglie un tubo però. Aia! Gli ha tolto veramente un tubo quell'attacco lì. Prendo! Oi oi! Povera Namizu! Ok. Basta questo oioi! Perché devi fare oioi? Tentativo di cosa? Kizaru? Grandissimo uomo di luce, sei tra le leggende, non ti puoi ritirare. Kizaru? Ma dannazione a lui! Con chi sta combattendo? Come minimo deve essere Barba Bianca, guarda. Come minimo. Ora è Perona, attenzione tutti. Kizaru Perone sta perdendo Kizaru.
Tashigi, ok, no, Tashigi è una paura. Ci può stare che stai perdendo. Dovresti essere più forte tu, però ci può stare. Ecco qua, scusa Tashi. Sorry. Con 8000 R. Ti prendo, ti prendo. Presa. Ok, ora però devo sprecare il mio Kizuna perché non c'è nessuno. Perché non gira l'inquadrato sulla pallina? Prego, prego. Corro, no, non corro, purtroppo. Ah, ottimo, è apparsa gente. Guarda che gentili che sono oggi. I nemici mi corrono in faccia. Quando chiedo nemici appaiono. Guarda che bravi che sono oggi. Rudy che è già morto. Ma che gente carina. Come siete carini. Grassi. Ecco qua. Le. Ho quasi rischiato di sprecare il mio Kizuna, ma sono stati gentilissimi a mandarmi un esercito di gente da purgare male. Mi dispiace, sei arrivato nel momento più sbagliato dell'universo, Luffy. Proprio non potevi scegliere il momento peggiore. Allora, questo pallino giallo enorme che lampeggia, chi è? È un giganto? È un giganto. Ah, pensavo stesse attaccando, invece stava girando come un pirla, perfetto. Vieni qua. Oi oi. No, fai passare. Devo andare di là. Quindi, se noi siamo i veterani, Barba Bianca sarà le leggende. E le reclute sarebbero Nami e Tashigi? E stavano battendo un veterano? Va bene. Cioè, Kizaru stava perdendo male. Se non arrivavo io, Kizaru moriva malissimo, secondo me. Ottimo. Ciao, barbetta! Adesso ti lancio un grando secco subito, aspetta, eh. Aspetta, ti faccio togliere la barbetta. E poi ti lancio un bel grando secco, eccolo qua. Cioè, molto più bello il grando secco del grand death, se permetti, gioco. Grando secco ha molto più stile. No, 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 no. Vabbè, io ho fatto la parata. Il problema è che è Barba Bianca. Probabilmente non si può parare Barba Bianca. Ti sfonda a prescindere lui. Via, via, via. Ok. L'ho schivato appena appena, l'ho schivato. Addio. Ti prego, muori. Ma è mortale. Io ti faccio un bel deserto girasole. Ecco. Con classe. E una camminata orrenda. Quanto è brutta sta camminata, va bene. Io e te no azzmina monda. Va bene. Eccoci qua, ok. Allora, qualcuno di voi nei commenti, dato che mi lamentavo, cioè o meglio, osservavo il fatto che non apparivano ricercati per tanto tempo, mi ha ricordato che lo sapevo, ma il problema è che non mi ricordavo assolutamente, che potrei comprare i poster ricercati per far apparire nuovi personaggi come Wiper, per esempio, all'interno della mappa e andarli a battere e vincere le monete. Se volete vedere più ricercati, ditemelo, io ogni tanto compro qualche manifesto. Io di mio non li compro perché questo è un salvataggio secondario che sto utilizzando. Il mio salvataggio con quale faremo il diario degli incubi è un altro ed è un po' più avanzato. Ho già qualche personaggio a livello 100, ho già molti più cose. Qui tendo a non comprare, cioè tendo a non pensare di comprarli perché è un salvataggio secondario, non mi interessa il completismo qua. Però sì, lo so, si possono comprare gli elenchi ricercati. Se volete vedere più ricercati, me lo dite, io ne compro un po' più spesso. Nel prossimo episodio intanto andremo a fare potere e prestazione. Quale dei due determina la forza di un guerriero? Vinci lo scontro e annuncialo al mondo. E ho sbagliato, e gli eserciti selezionabili sono questi due.
e dato che l'unica altra isola che posso leggere è questa, faremo questa. Il dio che regna sul cielo, giunto per sfidare la terra. Anche qui dovremo battere Ener. Lo abbiamo già fatto altri milioni di volte, ma facciamolo anche qua. Ui, Zozo! Va bene, ragazzi. Come al solito sapete benissimo cosa dovete fare, lasciare un bel commento sotto con scritto quale personaggio volete vedermi utilizzare nel prossimo video. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi anche un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!